Benissimo, allora cominciamo questa presentazione. Io ringrazio adesso uno per uno, poi ci possiamo presentare. Davvero un grazie a tutti coloro che hanno, agli organizzatori e ai collaboratori, agli sponsor di questa seconda manifestazione, una colonna di pace che sarà a Carpaneto dal 7 all'8 maggio 2016 per il 71esimo anniversario della liberazione dell'Europa. Adesso gli organizzatori sono l'Associazione Culturale Terre Piacentine, GS Cadeo Carpaneto Ciclismo e il Comune di Carpaneto. Abbiamo poi tante associazioni che sono qui rappresentate, danno il loro contributo, e quindi le cito, ecco, così vediamo poi dopo se abbiamo dimenticato qualcuno, poi ci correggiamo. Quindi Tracce di Storia, Rover Joe, che sono poi quelli che appunto siete voi e giustamente che portate le cose da vedere, ovviamente i collezionisti privati. Cineclub Piacenza, i nostri alpini, il gruppo alpini di Carpaneto, poi abbiamo il CVSP di Piacenza, eccolo qua, poi abbiamo l'associazione sportiva, questo cos'è? Scusate che non ci vedo. Qual è? Passione Auto e Moto Storiche. Benissimo, scusate, ecco, il gruppo La Coppa, che è la nostra banda, New Happy Dance per il ballo, la Proloco, i Salumificio Giordano e Montesissa, che poi ci aiuteranno nella manifestazione. Gli sponsor sono System Car, Carrozzerie Industriali, Custom Soluzioni.cassa e 2MP Meccanica per Conto Terzi, quindi che ringraziamo ovviamente tutti presenti e ringraziamo in modo sentito. Due parole sulla manifestazione: ovviamente il Comune di Carpaneto è orgoglioso di ripetere questa manifestazione che l'anno scorso era partita, non dico quasi per scherzo, ma era partita così per provare questo tipo di manifestazione che raramente era stata fatta nel Piacentino. L'anno scorso era il 70esimo anniversario, quindi abbiamo colto questa opportunità. È venuta molto bene anche perché veramente tutti coloro che avevano collaborato l'anno scorso e che quest'anno collaborano ancora amano davvero queste cose, quindi lo fanno con la passione, e dove c'è la passione si può arrivare ovunque, ecco, quindi grazie a loro che ho detto che riproponiamo questa manifestazione, che si è notevolmente allargata rispetto allo scorso anno, perché vediamo innanzitutto è uno svolgersi su due giornate, quindi non più un pomeriggio, ma c'è il pomeriggio, la sera del sabato, e poi c'è la domenica mattina e la domenica pomeriggio, quindi con un impegno anche notevole da parte delle associazioni, del comune e degli organizzatori. Però c'è questa volontà e quindi ben volentieri vediamo di fare la manifestazione su due giorni. Poi, quindi, il numero di veicoli sarà aumentato rispetto al prossimo anno, poi magari sentiamo loro, quindi io adesso sarò brevissimo. E, ecco, quest'anno anche la novità, poi abbiamo delle manifestazioni del contorno, che sono la presentazione di questo pezzo che è più unico che raro, ovviamente, che è la macchina codificatrice tedesca, e il ballo alla sera con il boogie in piazza la sera e la domenica, comunque il programma lo vedete, giusto per dire due cose importanti. Ecco, sono stati invitati, ecco, a collaborare con la manifestazione. Abbiamo cercato di valorizzare, anche di dare visibilità anche alle nostre strutture militari di cui a Piacenza siamo ricchi, come tutti sappiamo noi piacentini. Quindi abbiamo contattato il Polo di Mantenimento Pesante Nord, ex Arsenale, non si chiama più Arsenale, si chiama Polo di Mantenimento Pesante Nord, il generale Petroni, che ci ha dato la disponibilità e che porteranno, quindi è ufficiale, allestiranno una mostra statica sotto l'arcate del municipio mezzi e attrezzature dell'arsenale. In più ci sarà una mostra anche di fotografie, divise e pezzi militari.
Abbiamo anche contattato un'altra eccellenza che abbiamo noi come esercito, è il secondo Genio Pontieri. Anche lì abbiamo contattato, siamo in attesa di una risposta perché se riescono a portare qualche mezzo lo portano volentieri. E è stata contattata anche l'Astra tramite la System Car, che sapete che è una ditta che lavora per Iveco veicoli militari e quindi Iveco Astra. E quindi se ci fosse qualche veicolo nuovo, che però devono arrivare dal Bolzano perché qui non ne hanno disponibili, quello che ho capito, cercano di farli venire. Quindi concludo, per così lasciamo la parola un po' a tutti. Io volevo un attimino anche mandare un messaggio, diciamo, della valenza di questa manifestazione, che appunto nel 71esimo anniversario del primo giorno di pace dell'Europa. Abbiamo vissuto 60 anni, 60, 70 anni di pace in Europa. Le fondamenta dell'Europa si stanno un po' muovendo, si stanno un po' prendendo degli scossoni. Abbiamo visto, siamo tornati a parlare del Brennero e del filo spinato al Brennero, stiamo parlando di alcuni paesi che vogliono uscire dal mercato europeo, stiamo parlando della crisi dell'euro. Quindi le fondamenta dell'Europa si stanno un po' vibrando, diciamo così. Io penso che questa manifestazione, portata nelle scuole, portata a tutti i cittadini, possa farci riscoprire ancora le basi storiche e pacifiche sulle quali è nata l'Europa. Quindi anche in questo periodo storico è giusto e doveroso ricordare l'anniversario di pace europeo, perché non bisogna darlo per scontato. Non vorrei che l'Europa facesse dei passi indietro rispetto a questi 60 anni, quindi forse certamente va ripensata, e questa è un'opportunità per ripensare un po' la governance europea, per ripensare, diciamo, cose che a noi magari sfuggono, cioè però cose ad alto livello, di cui però facciamo parte, poi sentiamo le conseguenze. Quindi è giusto, quello che possiamo fare noi, diciamo così, in sostanza, con questa manifestazione, è sensibilizzare la popolazione, gli studenti, i bambini, alla cultura europea, che è stata una cultura di pace derivata proprio dal primo giorno dal primo giorno di liberazione. Quindi riproponendo i mezzi, le divise di allora, un po' l'atmosfera che si viveva allora, è un ripensare anche a questi 60 anni, 70 anni di nostra Europa, e poi i nostri giovani poi che dovranno anche magari rivedere. Ecco, questo è un messaggio che in questi anni è molto importante da mandare. Quindi anche per questo il Comune ha voluto essere negli organizzatori. Poi il Comune deve mandare anche dei messaggi, diciamo, culturali e diciamo, politici, ma politici nel senso che interessano tutta la popolazione. Quindi io ringrazio ancora tutti coloro che contribuiscono allo svolgersi di questa bellissima manifestazione. Sicuramente sarà un successo, quindi un grazie a tutti coloro che stanno lavorando, perché il lavoro è stato intenso. Ecco, l'ultimissima cosa, siccome abbiamo invitato anche diversi generali dello Stato Maggiore dell'Esercito, verranno anche il comandante di Ghedi, il comandante di San Damiano, diversi generali che vengono da Roma e ovviamente le nostre autorità del Piacentino, è stato doveroso richiedere il patrocinio del Ministero della Difesa, il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e dei due comuni di Carpaneto e d'Arseno. È stato invitato anche il sottosegretario alla difesa, il generale Rossi, il quale ci ha dato disponibilità. Adesso dobbiamo concordare bene se riesce a fare un passaggio o meno, perché insomma è una persona, come potete immaginare, impegnato. Tra l'altro è anche candidato, no, ecco, sta portando anche candidato a Roma, quindi c'è da fare, c'è da fare a Roma e in Italia come sottosegretario. Comunque noi un po' di pressing addosso glielo facciamo, perché sarebbe, diciamo, il coronamento ideale di questa manifestazione. Ci aveva dato la sua disponibilità, stiamo cercando di concordare bene gli orari. Speriamo proprio di farcela. Un
Ovviamente le autorità piacentine sono state tutte invitate, dal prefetto a tutti i politici piacentini, i sindaci, questo era doveroso. Quindi davvero un grazie. Io adesso facciamo un giro, non so, cominciamo dagli organizzatori. Dai, abbiamo parlato con Comune di Carpaneto, GS Cadeo Carpaneto, poi facciamo Tare Piacentini e poi passiamo ai collaboratori. Ma senza microfono, non sembra di capire. No, parla così, Sì, si sì. sente. No, io ringrazio tutte le persone che oggi sono qua perché tutti assieme quest'anno abbiamo voluto praticamente insieme sempre con Walter, poi dopo anche lui prenderà la parola, Fabrizio, fare una cosa praticamente molto più, se speriamo, molto più in grande, molto più bella. Abbiamo cercato di pubblicizzarla praticamente molto molto di più. Andremo nelle scuole, i ragazzi saranno tutti muniti di volantino. Abbiamo fatto 5.000 di questi pieghevoli qui e abbiamo, diciamo, cercato di pubblicizzarla perché vogliamo che tutto Carpaneto, e non solo Carpaneto, perché sono stati portati in tutta la provincia e anche fuori provincia, Parma, Fidenza, mi dicevi, cioè abbiamo praticamente anche Piacenza, tutta Invaso. invaso praticamente tutta, quindi ci teniamo particolarmente perché abbiamo visto che è una manifestazione che sta prendendo veramente piede, l'interessamento praticamente anche di altri mezzi militari, questo sicuramente ci fa molto piacere. Con Gianni ci tenevamo particolarmente a far bella figura, con Walter, perché essendo praticamente come organizzatori, io spero veramente che quest'anno ci sia veramente tanta gente, sono convinto che ci sarà molta gente. Poi con Alberto che ci ha dato queste nuove dritte del Boogie con i vestiti praticamente dell'epoca, cioè sono queste cose particolari che secondo me piaceranno molto praticamente. E sono convintissimo che anche poi questa nuova cosa che andremo a fare su Amagnano con il passaggio praticamente con lo sterrato, così con i mezzi, dove praticamente ho visto un coinvolgimento da parte dei nostri cittadini che stanno mettendo a posto le strade, con le ruspe proprio per far passare i mezzi. Ecco, questo mi è piaciuto molto. Secondo me è una cosa molto molto interessante che anche a livello di filmati e di foto, secondo me gli appassionati potranno sbizzarrirsi e fare veramente dei servizi ottimi. Direi che noi veramente ce la stiamo mettendo, ce l'abbiamo messa, ce la metteremo tutta per andare avanti. Non è stata una cosa abbastanza impegnativa, però sicuramente avremo delle soddisfazioni, penso che il pubblico ci sarà dalla nostra. Ecco, tutto lì. Io adesso passerei la parola a Walter, che dovrà dire qualcosa anche lui, e ringrazio ancora tutti i presenti per essere qua oggi. Prego, Walter. Io sarò brevissimo. Io innanzitutto vorrei ricordare che la nostra è una generazione fortunata, mi ripeto, però è l'unica generazione che non ha vissuto la guerra. E il fatto di ricordare il primo giorno di pace, secondo me, è un valore aggiunto, un qualcosa che dobbiamo portarci dentro che non ha prezzo. E speriamo di continuare per tanto tempo e anche i nostri figli che abbiano la fortuna che abbiamo avuto noi. Io non posso far altro, sono proprio emozionato perché quando vengo a Carpaneto mi sento in famiglia, perché ho conosciuto innanzitutto grazie a Fabrizio Faimali che mi ha fatto conoscere Mauro e il sindaco di Carpaneto, che sono due persone straordinarie che hanno oltre lavorato, credono nel progetto e sono degli operativi. Non è facile, specialmente quei giorni d'oggi, trovare dei sindaci bravi che credono e sposano completamente un'idea che può essere bizzarra, perché vorrei ricordare che questa data si festeggia e si ricorda solo a Carpaneto. E diciamo solo a Piacenza in generale, quest'anno non siamo riusciti a passare in altri comuni per questioni organizzative, perché abbiamo pensato di concentrarci principalmente di Carpaneto, perché innanzitutto Carpaneto, oltre allo sforzo organizzativo e lo sforzo economico, è un paese che se lo merita. Ecco, colgo l'occasione per ringraziare tutte le associazioni che collaborano, che hanno collaborato e le altre in futuro che verranno,
e anche spero che ci siano le basi per arrivare anche a Piacenza città in prossima data, che questa data sia prenda piede e altre amministrazioni ci credano. Grazie. Bene, allora adesso passiamo la parola a Tracce di Storia e Riviergior, che sono poi quelli che portano i mezzi. Prego. Parlo io, vai. Allora, io rappresento Tracce di Storia, sì. Robert Joe, siamo collegati, certo. moltissimo in tante cose. Innanzitutto ringrazio per questa opportunità anch'io il Comune di Carpaneto, perché era da tempo che noi volevamo iniziare la valorizzazione di questa data che per noi è importante, perché apre a una prospettiva europea che è stata fondamentale, come è già stato ricordato. E volevo dire una cosa: dopo il primo anno, quest'anno c'è una novità che è rappresentata da questa miriade di iniziative, no? Al contorno, tutte molto belle, vedrete che sono, noi le abbiamo già provate in varie altre situazioni, sono fondamentalmente fra le cose più interessanti che si possono trovare in questo momento per queste cose, riguardo a questi eventi. Volevo però anche riallacciarmi alle ultime parole del sindaco quando diceva dell'importanza di questa data, perché le nostre associazioni, oltre ad avere questi, diciamo così, capitali in macchine strane, autocarri e quant'altro, ha anche la capacità di proporsi come associazione culturale relativamente a queste cose. E in effetti, visto che speriamo tutti che anche quest'anno questa cosa abbia il massimo successo, c'è la prospettiva che si possa ripetere negli anni prossimi. Io propongo, do la nostra disponibilità per poterla allargare alle scuole, dove il discorso va impostato in anticipo per riuscire a ottenere un risultato tangibile sul sabato. Che abbiamo visto anche nella recente, siamo stati di recente al 25 d'aprile facendo da Padova a Treviso, il coinvolgimento delle scuole è stato intenso e bellissimo, molto molto bello. Per noi è stato gratificante. Molto gratificante. Quindi io lascio aperta questa strada nella speranza che cresciamo tutti assieme con questa giornata qui. E quindi bene. Insomma, questo è quello che possiamo proporre. Sarà una cosa che aggiungeremo il prossimo anno. Per il prossimo volentieri. Entrare nelle scuole e prima sì, bisogna anticipare, entrare già a settembre proponendosi, no? In modo che loro iscrivono tutte queste cose. Alla fine ci si trova con una consapevolezza nella quale poi piazzare queste cose ha più senso, certo. Perché io mi rendo conto, ce ne siamo resi conto anche lì, no? Che passi davanti alla gente e dici: oh, che bello, che cosa siete? E ti sparano le cose più incredibili. Perché ovviamente stiamo già parlando, per quanto vada bene, di più di 70 anni fa. E poi in un momento storico in cui le cose sono cambiate a una velocità che non potevamo sicuramente prevedere. Prossima settimana due passaggi nelle due scuole elementari e con tutti i volantini e spiegheremo praticamente cos'è questo. È un minimo, però ci può anche fare uno di noi, ce lo diamo praticamente, lo vedremo anche Gianni che sì. Introdurrà là praticamente cosa qua. Abbiamo proprio bene, quest'anno. Va bene, moltissimo. Grazie a tutti. Comunque. Grazie. Puoi dire qualcosa? Aggiungo quello che diceva Dante, le due associazioni fondamentalmente sono la stessa cosa. La prima si occupa di mezzi, divise e ricollocazione storica di quel periodo, narrare la storia degli accaduti di quel periodo, mentre Rover Joe si occupa dei sistemi di comunicazione della Seconda Guerra Mondiale. E giusto la prestigiosa occasione che ci viene data con l'invito anche di autorità importanti, pensavamo appunto di portare anche noi qualche cosa di importante. E oltre a fare una presentazione della macchina Enigma, che ricordo che è la macchina utilizzata dall'esercito tedesco che conservava i codici segreti per cui
sotto molti aspetti, e alcuni esperti hanno detto che questo dispositivo ha consentito alla Germania di proseguire la guerra almeno di 2 anni, è stata quella macchina che ancora oggi è coperta da misteri e ultimamente è stata portata anche alle ribalte da alcuni film importanti. Quindi pensavamo di portare al pubblico questa, a visionare al pubblico questa macchina con una macchina Enigma e come è stata decodificata. Durante questo evento porteremo anche altre macchine che sono, diciamo, sono coeve dell'Enigma, che ad oggi sono ancora un mistero. Pensate che alcuni documenti sono stati desegretati solamente nel 2010 e non se ne sa ancora molto sull'uso e perché queste non sono ancora state decodificate. Diciamo c'è un grosso alone di mistero. La presentazione sarà voluta appunto alla volta a mostrare questo tipo di oggetti e come un museo all'aperto, come un museo va verso le persone, spiegare alle persone come funziona e come si utilizzava. Verranno fatti 2 eventi, giusto? Sì. Uno alla sera alle 18 e un altro evento invece alla mattina successiva. Questo perché si prevede, come solito avviene in queste situazioni, un po' di ressa di pubblico, quindi la sala non consente per motivi di sicurezza l'arrivo di molte persone, per cui si pensa di avere 2 possibilità, per cui chi non ha modo di vedere la prima può sentire una seconda possibilità della domenica. Ci saranno appunto 2 curiosità, cose molto inedite in questo settore che è veramente raro vedere. Invito tutti a venirne ad ascoltare e vedere questi oggetti. No, è bello quello che hai detto ieri, che se lo vogliamo vedere, dove dobbiamo andare? Dovete andare a Bletchley Park e a Washington, se volete vedere tutto quello che verrà portato qua. A Londra e a Washington per vedere. No, bello. Va bene. Grazie. Poi io vado a fare l'ordine, eh? Sì. No, andiamo in ordine. Ciao. Dai, ci sia. Allora, io sono Alfredo Inzani, il presidente del Club Veicoli Storici Piacenza. Siamo onorati e molto felici di poter partecipare e collaborare a questa interessantissima manifestazione e ci auguriamo che questa goccia, insieme a tantissime altre gocce nel mondo, possano creare un grande fiume a favore della pace di cui il mondo ha veramente bisogno. Specialmente in quei paesi dove avvengono dei massacri di umani per raggiungere una falsa pace e una falsa libertà. Ho terminato, grazie ancora a tutti e speriamo nel miglior successo della manifestazione. Io devo dire che praticamente sono un uomo della pace. Sono nato nel 1945, appena finita la guerra, per cui l'interesse per queste manifestazioni è, oltre che personale, proprio di diffusione di questo sentimento di pace che si è creato alla fine della guerra. Questa manifestazione si fa sì con i mezzi militari, però è una manifestazione di gioia e di pace e deve essere questo lo spirito con cui bisogna fare capire a chi guarda la manifestazione che è quello che deve fare crescere nei cuori la pace di ognuno e, oltre che crescere la pace di ognuno, stipulare accordi di pace dove è possibile, cercare di fare di tutto pur di raggiungere questo scopo. Noi, e io parlo di noi italiani, finora ci siamo riusciti. Abbiamo vissuto questi 71 anni quasi in pace e ci auguriamo che questi 71 anni siano veramente il monito alle nuove generazioni, alle future generazioni,
per continuare su questo sentiero, anche se vediamo quello che purtroppo ci offre oggi la cronaca, campanelli d'allarme da ogni parte per fronteggiare delle persone che purtroppo hanno solamente la colpa di essere stati in periodi, in zone di guerra. Cioè, noi assistiamo a una fiumana di persone che fuggono dalla guerra. Teoricamente io direi che potrebbe essere utile anche per insegnare ai ragazzi interpellare qualcuno di questi che viene dalla guerra e fare spiegare a loro che cos'è la guerra per capire realmente l'animo della pace. Ecco, io con questo direi che ho detto tutto. La nostra associazione è una piccolissima associazione, siamo appena nati, però siamo molto amici con Walter e quello che condivido con Walter è molto importante. Questo sentimento di pace è veramente una condivisione che vorrei che ci fosse dappertutto. Grazie. Ma si potrebbe aggiungere al discorso che hai giustamente fatto, è anche molto bello, una frase che non è farina del mio sacco, però abbiamo sentito durante un nostro intervento a Pisa da un generale dell'esercito che durante un 25 aprile, quindi un'occasione simile a questa, ha detto una frase bellissima, che era onorato di vedere tutte queste divise che un tempo, 70 anni fa, hanno diviso l'Europa, vederle tutte unite insieme per un giorno di pace, per celebrare un giorno di pace. Questo penso che sia un significato che possa passare e vedere che si può costruire la pace insieme a quelle cose che l'hanno divisa un tempo. Ecco. Bene. Sì, poi abbiamo anche gli alpini. C'è Arseno e gli alpini. Io mi chiamo Arrigo, sono di Arseno, mi occuperò della mostra che verrà fatta dal 5 maggio e poi adesso non so quanto durerà perché vogliono coinvolgere anche le scolaresche e così. Faccio parte di un gruppo di ricerca di aerei caduti durante la guerra, insieme ad altri cerchiamo i punti di impatto di queste cadute, ne abbiamo già trovate una trentina, anche molti in provincia. E allestirò questa mostra con i miei oggetti che colleziono da tempo. Okay. Bene, grazie. Gli alpini. Sì, beh, noi siamo stati coinvolti e siamo stati, cioè, abbiamo aderito molto volentieri a questa iniziativa. Il nostro motto, come sapete, il motto degli alpini è quello di, dice, aiutare i vivi ricordando i morti. Per cui questa è una manifestazione, diciamo, che serve appunto per ricordare coloro che hanno dato la vita per permetterci di vivere in questa nostra società attuale. Abbiamo aderito molto volentieri, cercheremo di fare del nostro meglio organizzando, diciamo, il brand della sabato sera e niente, quindi siamo molto, molto contenti e parteciperemo molto volentieri. Quindi. Grazie. Bene. Sì. Qualcuno? No, stai qua. No, niente, io auguro solo che sicuramente posso augurare il tempo, dicendo che auguro, l'unica cosa che non riusciamo a controllare è purtroppo sono gli eventi atmosferici, quindi ci auguriamo che ci sia un tempo favorevole e sicuramente tutti, quello che potevamo fare abbiamo fatto, anche parlo a nome di tutti, si sono impegnati, gente che è venuta giù due o tre volte, qui è per vedere, visionare. Abbiamo coinvolto, abbiamo anche coinvolto anche il nostro territorio, come ha detto Mauro prima, perché la domenica andremo anche sulle nostre colline, dai nostri viticoltori, facciamo un giro, allarghiamo la cosa, non solo al paese, e questa è una cosa molto bella, secondo me saremo tutti molto molto contenti, quindi grazie a tutti, ci vediamo sabato. Sì, no, volevo aggiungere questo. Quest'anno ricorre il centenario della Prima Guerra Mondiale. Noi come gruppo, non gruppo Alpini, come Associazione Nazionale Alpini siamo impegnati, voglio rilasciarmi il discorso delle scuole, noi siamo impegnati già anche in provincia come sezione Alpini e organizziamo presso varie scuole,
proprio degli incontri per far vedere quello che è successo, diciamo, 100 anni fa. Per ricollegarmi al discorso, quando deciderà se ci sarà la possibilità di entrare anche nelle nostre scuole, qua del nostro vicinato, per la presenza dei mezzi, sappiate che senz'altro potete contare sulla nostra collaborazione. Perfetto, perfetto. Con le scuole.